Una 2 giorni dedicata allo studio e alla valorizzazione dell'olivicoltura mediterranea tra Puglia, Molise, Albania e Montenegro, a promuovere l'iniziativa nell'ambito del progetto Cross Border Olive, l'ente parco regionale dell'olivo di Venafro. Nel corso della prima giornata, presentati i risultati del progetto di cooperazione transfrontaliera internazionale. Presso la dimora storica del prete, studiosi ed esperti si sono confrontati sulle strategie per la valorizzazione la conservazione del paesaggio e degli oliveti secolari delle due sponde dell'Adriatico, due i percorsi da seguire interconnessi tra di loro, produzioni di qualità e turismo intelligente e sostenibile. Il progetto Cross Border Olive Plus è stato presentato a suo tempo, questa è una capitalizzazione dei risultati, è stato presentato sull'asse 2, quello sul turismo e il patrimoni diciamo, d'arte anche. Il progetto quindi ha avuto la possibilità di mettere in luce tutti gli aspetti dei paesaggi rurali anche, in quanto il parco di Venafro ha fatto un ottimo lavoro, ha svolto un ottimo lavoro per valorizzare proprio tutto il parco, fare mappe di comunità che potessero rendere conto che il parco non è soltanto l'ulivo, il parco è tanto, è cultura, il parco è storicità, il parco è arte, il parco è diciamo, qualcosa da valorizzare, da rendere nella vita di tutti i giorni. Tutti i luoghi che hanno partecipato, sia in Montenegro che in Albania, sono accomunati dalla presenza di oliveti secolari, quindi questo progetto ci è servito anche per studiare strategie per la tutela di questi ambienti straordinari. E siamo quindi poi guidati anche da un punto di vista dalle università di Tirana, dal SIAM di Bari, che è un istituto agronomico mediterraneo presente in quattro realtà del Mediterraneo, che hanno dettato anche i canoni e i metodi del progetto. La seconda giornata, ieri, si è spostata sul campo. All'interno del Parco dell'Olivo, presso i terrazzamenti di Lenoci, esempi notevoli di abilità costruttiva e, se vogliamo, artistica, dimostrazioni pratiche di manutenzione di tali mirabili strutture. The main fact that connects all the three countries is the climate. Quindi in comune ovviamente tra i tre paesi è il clima, ovviamente l'Italia sotto questo punto di vista è più avanzato, quindi noi cerchiamo ovviamente di essere al passo e di continuare a lavorare al meglio.